Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì alle ore 15, 15, 15 parla di magia, stregoneria e paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, Radio Gamma da Via Belzoni 9, Cadoniche Padova. Ricordo il numero di telefono della radio è 049 700 700 per chi chiama 049 per fuori Padova. Mi scuso per la sigla che è partita male, devo aver sbagliato qualche registratore, qualche tipo di partenza. Niente, io sono Claudio Simeone, ricordo il mio indirizzo, via delle Vignole 4 Marghera e trasmetto insieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti che anche oggi non è presente, sempre per questioni di lavoro. Purtroppo per riuscire a mangiare dobbiamo anche lavorare. La trasmissione di oggi continua sempre. La serie delle trasmissioni che parlano da un fatto ogni secolo che vanno dall'800 al 1789. Siamo arrivati al 1500, XVI secolo, ma prima di parlare del XVI secolo parliamo di un paio di cosette successe la trasmissione precedente. Un radioascoltatore mi ha parlato di un tale, durante sempre la trasmissione precedente, Apollonio di Tiana, affermando che questo Apollonio di Tiana sia stato un testimone della vita di Gesù. Beh, la notizia è falsa, come già gli ho affermato. La falsità della notizia ci dice che quello che io sono andato alla ricerca di questo Apollonio di Tiana, che non conoscevo, ci dice che è un filosofo pitagorico del primo secolo a.C. Scusate. Rappresentante del sincretismo religioso del suo tempo, in pratica cerca di coniugare più religioni insieme, più concezioni religiose. Concepì la coesistenza di un Dio supremo e di numerosi dei secondari, per cui anche questo forse è abbastanza, porta abbastanza a elaborare una cosa del genere. Viaggiò in Asia Minore, fu a Babilonia e nelle Indie, dove studiò il brahmanesimo. Visse asceticamente e gli vennero erette statue e templi e attribuite eccezionali virtù taumaturgiche. Per cui questo Apollonio di Tiana, in realtà era lui che veniva, considerato una specie di incarnazione di una divinità. Sicuramente il suo lavoro di analisi e di ricerca è stato eccezionale, senza dubbio. Però non è mai stato fatto santo, come affermava questo radioascoltatore, e comunque gli sono stati attribuiti templi e statue a dimostrazione della sua importanza all'interno del sistema sociale in cui viveva, e non per essere un mandato di un qualche dio. Almeno questa è la mia interpretazione. D'altronde i dati che ho raccolto sono abbastanza pochi e tutto può essere messo in discussione. Il personaggio è sicuramente un personaggio interessante che andrebbe la pena di approfondire, però come sappiamo di questi personaggi resta molto poco e è più facile lavorare sulle illazioni, sulle invenzioni e sulle leggende che non sui dati, i dati reali. E questo è per quanto riguarda Apollonio di Tiana. Un'altra questione, sempre successa durante la trasmissione, cioè dopo la trasmissione dell'altra volta, è la telefonata ricevuta questa settimana da parte di una signora che chiedeva come comportarsi o come porre rimedio alla sua altissima sensibilità ai flussi di energia vitale. Secondo quanto dice, lei avverte i flussi di energia vitale emessi dalle persone. L'energia vitale stagnata o energia vitale di morte, irrorata dalle persone, la fa stare molto male, anche se è riuscita, anche se è stata in cura sia medica che psicoanalitica, non è riuscita ad averne benefici. Le informazioni che mi ha dato non sono moltissime, ma è anche naturale, visto che non ci conosciamo personalmente e che la riservatezza e la prudenza è comunque d'obbligo. Questo è un problema che la stregoneria ha sempre avuto nel corso dei secoli. Si sono costruiti i percorsi di stregoneria su persone che consideriamo socialmente normali. La stregoneria si è sempre tenuta lontana dai sensitivi e in generale da tutti coloro che manifestavano molta facilità nel percepire aspetti diversi del circostante,
sia attraverso la grande quantità di energia che possedevano, che per la capacità di far affluire all'interno del cervello segnali percettivi verso la corteccia, senza che questi fossero mediati dalla barriera del GH, o se vogliamo dal corpo striato. Perché questo? Perché l'azione della stregoneria non è finalizzata a una diversa percezione del circostante, anche se questa si manifesta, ma è finalizzata a compattare l'essere umano in funzione dell'intento che si è proposto. Pertanto non sono gli effetti dell'alterazione della percezione gli elementi centrali del percorso della stregoneria, ma lo stesso percorso di stregoneria. La volontà e la determinazione che il percorso impone al soggetto sono tali da disciplinare il soggetto in funzione dell'intento. Attraverso la compattazione e l'uso della volontà e delle determinazioni, il soggetto impone la relazione col suo intento. Nel far questo, giorno dopo giorno, l'apprendista stregone o l'apprendista strega modifica la sua capacità percettiva. Lo stesso sviluppo della cosiddetta Kundalini e l'apertura dei chakra, altro non è che forzare l'organismo per produrre sostanze come le endorfine, le marijuana simili o le LSD simili, più altre sconosciute, e cui compito è l'alterazione della capacità percettiva e conoscitiva dell'individuo. La produzione di queste sostanze da parte dell'organismo producono organizzazioni percettive diverse, portando l'individuo a leggere il circostante in modo diverso da quello abituale, ma non lo portano a leggere il circostante per quello che è, in quanto, comunque, la ragione impone questa nuova lettura, filtrandola e rivestendola con gli abiti del proprio condizionamento educazionale. Pertanto, se si vedono o si percepiscono esseri di energia, nella nostra ragione alterata appaiono come Gesù, Dio, la Madonna, i Santi, oppure come Vishnu se siamo indiani o Buddha se siamo educati nella religione buddista. A mano che l'individuo si sforza ad ampliare la propria percezione, educa se stesso ad affrontare i nuovi livelli di percezione raggiunti, preparando il terreno alla percezione del proprio corpo luminoso. La vera stregoneria sta nello sforzo per produrre questo, in quanto questo sforzo permette di compattare la nostra energia vitale, rendendola un corpo unico ed espandendo la sua percezione nel circostante. I percorsi di stregoneria che conosciamo oggi, anche se partono da individui in situazioni diverse, comprendono sempre un individuo che vive nel descritto della ragione, un individuo considerato socialmente normale. Non è mai stato possibile mettere a punto percorsi, o se vogliamo crogioli, per persone sensitive. Le persone sensitive sono emotivamente fragili, esplodono molto facilmente, non sono educate alla pazienza e quando esplodono sono estremamente violente e determinate. Poi spesso cadono in stati depressivi, dati dall'incomprensione. Se non bastasse, nel nostro sistema sociale vengono imbottite di farmaci psichiatrici, la cui funzione è quella di bloccare la loro percezione. In psichiatria queste persone vengono quasi sempre considerate schizofreniche. Queste persone potrebbero essere educate attraverso un percorso inverso. In pratica è necessario, anziché insegnare loro a coltivare la percezione, insegnare loro a coltivare la ragione e la descrizione del mondo. Nello stesso tempo dovrebbero praticare il sognare, convogliando in questo il loro eccesso di energia e le loro capacità che sfuggono alla ragione. Nello stesso tempo devono sviluppare sia la conoscenza e il sapere legati alla ragione, devono studiare ed elaborare sempre, soddisfare le loro necessità sessuali regolarmente, il sesso è una tensione, carica, scarica, rilassamento di energia vitale. E devono praticare la caccia d'agguato rispetto alla propria percezione per disciplinarla. Io comunque questo non lo posso dire con certezza, in quanto la tradizione a cui appartengo si è sempre, ricordo che non rispondo alle telefonate, assolutamente per la prima mezz'ora, 40 minuti, si è sempre tenuta lontana dai sensitivi. I sensitivi sono uomini e donne che hanno alimentato i roghi dell'Inquisizione contro le streghe. Su quei roghi ci sono salite molte poche vere streghe e pochissimi stregoni. Loro conoscevano le tecniche della caccia d'agguato. La maggior parte erano sensitivi naturali, che per la loro generosità, per la loro naturale capacità di afferrare cose diverse nel circostante, sono state scambiate per streghe o stregoni. In realtà possono essere considerati tali, perché
ma solo per l'amore e la passione con la quale erano parte degli esseri umani e mettevano se stessi al servizio del divenire umano. I sensitivi sono un grande problema. L'ideale sarebbe riuscire a trovare un sensitivo che con grande volontà sia riuscito a disciplinarsi e che sappia relazionarsi con altri sensitivi aiutandoli a trasformarsi. Ma questo è un altro problema che spero non sarò io a dover affrontare. E questo è per rispondere a questa signora praticamente che mi ha telefonato dopo la trasmissione l'altra volta. È un grosso problema, veramente. Una grandissima parte delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici fino a quando furono aperti 300-400 anni fa erano o persone debilitate, cioè persone che avevano dei grandi handicap fisici e psichici. Oppure erano delle persone che avevano grandissima quantità di energia vitale e che davano continuamente in escandescenza. E purtroppo le cose sono molto labili. Spero, scusate un attimo, spero di essere stato chiaro nel discorso. Io ho dovuto scrivere quest'ultima cosa proprio per rispondere a questa persona e alle esigenze che sono esigenze generali. Bene, nella trasmissione di oggi invece riprendiamo il nostro tipo di trasmissione e parleremo del secolo XVI e tratteremo una situazione storica che inizia ad incubare nel periodo di Carlo Magno e cessa di esistere trasformandosi nel XVIII secolo alla vigilia della Rivoluzione francese. Il tentativo della repressione della stregoneria rappresenta per il cattolicesimo la più grande sfida a cui è chiamato ad affrontare. Che cos'è una strega o uno stregone? Sono coloro che partendo dalle sollecitazioni che giungono dal circostante tentano di ampliare il proprio esistere rivendicando la libertà della conoscenza, la libertà del sapere, la libertà soggettiva nel modo di porsi e di essere con un unico fine, sviluppare e dilatare l'esistente per favorirne lo sviluppo della propria serie dei mutamenti. Lo stregone e la strega sono quegli esseri umani che non accettano che la propria vita sia un processo di sottomissione ad un ipotetico Dio creatore, ma sia ricerca di conoscenza, sapere e libertà per rispondere ad un bisogno soggettivo di eternità. Lo stregone e la strega non si sottomettono a un Dio creatore, in quanto essi stessi sono enti divini all'interno della propria specie. La caccia alle streghe e agli stregoni ha origine negli imperativi del Dio biblico. Nell'Esodo, il Dio cattolico ordina: non lascerai vivere colei che pratica la magia. Dalla Bibbia c'è questo, eh? Questo giustifica ogni atteggiamento soggettivo. Lo stesso Gesù nei Vangeli attraversa la Palestina con un solo scopo: sconfiggere e cacciare il demone dagli esseri umani. Tradotto in italiano, distruggere il corpo luminoso, il Dio che cresce negli esseri umani, dall'essere umano. Unica possibilità per cui Gesù e i suoi accoliti possono mettere in ginocchio gli esseri umani, assoggettandoli alla loro distruzione, mentre speranzosi si rivolgono alla promessa divina. La caccia alle streghe e agli stregoni, al di là delle singole sfaccettature, si inquadra in una lotta più generale fra chi intende mettere in ginocchio gli esseri umani rendendoli dipendenti dalla promessa divina, e per far questo detiene il potere sociale per alzare i roghi, e chi intende prendere nelle proprie mani il proprio divenire, fondando un futuro di libertà, partendo dal presente che sta vivendo. Gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra sanno che possono imporre il loro dio assassino, e per conseguenza la morale che esprime, solo mediante violenza militare, coercizione sociale e tortura. La repressione della stregoneria occidentale comincia di pari passo alla distruzione del paganesimo, messa in essere, fra gli altri, da Carlo Magno. Nel suo Canone Episcopi, attribuito al Concilio di Ancyra, in realtà secondo gli studiosi appartenenti ai vari capitolati carolingi, si parla di streghe che volano al seguito di Diana e di una tale più o meno misteriosa Erodiade. Erodiade è un'immagine tarda, presa da colei che vuole la morte di Giovanni Battista e assimilata a Diana. La cosa più strana è che questa Erodiade, come descritta dai Vangeli, è effettivamente un essere umano femminile che attraverso la propria libertà cerca la libertà della sua specie ed è assimilabile per certi versi a Diana. Entrambe hanno un obiettivo, la libertà del fare per costruire il potere di essere dell'essere umano femminile.
La differenza sta nel fatto che Dhyana è il principio universale femminile che regge e alimenta la libertà del fare, mentre Erodiade, moglie di Erode, madre di Salomè, intendeva ribadire il suo diritto all'esistenza contro la pulsione di morte di cui Giovanni Battista era l'artefice. Non è chiaro se l'assimilazione delle due immagini fu fatta dalle streghe e dagli stregoni o se fu fatta dai loro aguzzini. L'immagine diventa un divino di libertà che attraverso l'intera storia delle persecuzioni alle streghe e agli stregoni acquista potere in sé. Diventa un dio, un divino, a protezione di uno specifico fare umano. Un fare umano il cui fine è l'ampliamento della libertà umana. Dall'800 al 1300 la persecuzione delle streghe e degli stregoni è un elemento secondario rispetto a ben altre persecuzioni, come quella delle eresie di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, degli ebrei e dei lebbrosi. Addirittura nel capitolato sassone si fa divieto di perseguitare quanti sono accusati di essere streghe da parte dei pagani. Questo fu dovuto perché nel periodo di transizione i pagani tendevano a conservare l'esistente combattendo i cristiani e ogni altra modificazione sociale. Ricordo come Odino non fosse mai stato una divinità importante, divenne tale quando i pagani vollero contrapporlo al dio cristiano. Nel far questo svuotarono il paganesimo del contenuto rendendolo vulnerabile. Mentre streghe e stregoni combattevano sia la pulsione di morte di cui i cristiani erano portatori, sia l'arroccamento sulle immagini vuote nelle quali gli ultimi pagani confidavano se stessi. Distrutti i pagani, per i cristiani i nemici divennero, col mutamento delle condizioni sociali, dopo il massacro degli eretici, degli ebrei e degli altri, streghe e stregoni, che secondo i cristiani meritavano il rogo. Scusate un attimo. È da ricordare come il Dio dei cristiani sia, dal punto di vista del divenire umano, la malvagità descritta. Divenne necessario per i cristiani presentare quella malvagità come bontà, bontà alla quale degli esseri umani malvagi si opponevano. La malvagità non era costituita dal Dio cristiano e dai suoi rappresentanti, il cui scopo era quello di mettere in ginocchio esseri umani indifesi, distruggendo il loro divenire, ma il Dio che crescendo dentro di loro, il demonio dei greci, cui Gesù si oppone, che spingeva la ragione umana a prendere nelle proprie mani il loro divenire per diventare eterni. Questa è l'essenza della lotta condotta dalla stregoneria come espressione del bisogno di esprimere la divinità libertà in contrapposizione alla tortura e ai roghi di cui i cristiani si servivano per imporre il loro orrore. Nel sintetizzare a grandi linee la storia della stregoneria, mi servirò della traccia di un libretto dell'Universale Electa, Le streghe amanti di Satana, anche se, se so perfettamente che quel libretto esprime uno sporco bisogno, quello dei cristiani di sminuire e relegare all'oblio le loro atrocità, cercando di assolvere la Chiesa cattolica, scindendo la responsabilità della Chiesa cattolica dal potere secolare. In realtà la responsabilità è del Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, per gli ordini impartiti attraverso la Bibbia e del pazzo di Nazareth che uccide chi non gli dà i frutti quando egli li chiede. Da loro deriva la responsabilità diretta e indiretta di ogni cattolico e di ogni cristiano, al di là dello spazio e del tempo, in quanto la loro responsabilità è legata al loro pensiero e alla loro ideologia, non è atto malvagio del singolo essere umano. Uno dei fattori usato dagli storici per giustificare o comunque comprendere l'inizio della caccia alla stregoneria sono i disastri nei raccolti e le pestilenze che dal 1200 al 1300 attraversano sotto forme diverse l'intera Europa. Qual era il principio di partenza sul quale fondavano il loro ragionamento i macellai dell'Inquisizione? Noi, dicevano, adoriamo Dio il Creatore. Dunque, Dio il Creatore può solo favorirci. Ma dal momento che qualcuno adora il diavolo, ecco perché Dio punisce attraverso le pestilenze, le carestie, le morie di bestiame. Il fatto è che costoro, considerando il Gesù di Nazareth la speranza, davano l'ostia sacra alla vacca per farla guarire, vedi Saul, i bastardi di Voltaire, distruggevano la ricerca del perché delle cose, che era in effetti il vero segreto della stregoneria in quell'epoca.
alimentando le pestilenze e le carestie, gli inquisitori si erano proposti di distruggere chiunque. In qualche modo tentava di ovviare all'orrore prodotto dall'assoggettamento. I cristiani la chiamano fede al loro Dio. La conoscenza e il sapere sono i primi nemici che gli inquisitori cattolici vogliono distruggere. Ricordiamo che il pazzo di Nazareth non solo non sa né leggere né scrivere, ma alle domande dei farisei risponde inveendo e minacciando. Afferma in Matteo: la regina del mezzogiorno risorgerà nel giudizio insieme con questa generazione e la condannerà perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomè. Ed ecco, vi è qui ben più di Salomè. In realtà era ignorante. I processi con accuse di maleficio sono sufficienti per condannare la Chiesa cattolica e ogni cristiano ab aeternum per delitti contro l'umanità. I processi contro la stregoneria seguono due direttrici. Contro la stregoneria che combatte la Chiesa cattolica per fondare la libertà umana e contro la stregoneria che costruisce il sapere e la conoscenza attraverso le relazioni col circostante. Quest'ultima imparerà a mascherarsi, più in Italia e in Spagna. Quasi sempre la ferocia della Chiesa cattolica si scaglierà contro povere donne, vedove e indifese, dove il potere degli dèi dell'antica Roma era molto percepito, più che non nei paesi nordici o in Francia. In questi paesi le streghe saranno più deboli e i giudici più feroci, specie per il fatto di appropriarsi dei beni delle vittime una volta messe al rogo. Non è un caso che molte vedove venissero bruciate. Era più difficile per il clero e per i giudici appropriarsi dei loro beni. Ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito, e sarà abbastanza lunga oggi. Il Papa, noto come Paolo III, fu un feroce inquisitore, tanto che i nobili, privati delle braccia competenti per battere il ferro, tagliare il legname, furono costretti a dargli la caccia per limitare i danni alle loro proprietà. Fu salvato da contadini, a dimostrazione come magia e stregoneria, fare e divenire, spesso devono amalgamarsi e anche un individuo feroce può diventare uno strumento attraverso il quale fondare il divenuto degli esseri umani. Quando abbiamo parlato del crogiolo dello stregoni, abbiamo introdotto nel crogiolo l'arte dell'agguato. Non vogliamo parlare dei ferri roventi, dei collari, delle immersioni nell'acqua e di tutte quelle torture a cui milioni di persone furono sottoposte per soddisfare il piacere di morte e i bisogni di sadismo dei cristiani. Per tutto questo ogni cristiano ha su di sé il marchio di infamia. Dalla Francia alla Germania, all'Olanda, all'Inghilterra, al nord Italia e per tutta l'Europa i roghi rischiareranno questo periodo di storia oscura. I roghi innalzati per bruciare streghe e stregoni finiranno per distruggere esseri umani che, anziché aver sete di giustizia, come piace al pazzo di Nazareth, invocheranno giustizia come diritto dell'esistenza. Sui roghi finiranno esseri umani indifesi, quelli socialmente più deboli, quelli che non sono in grado di difendersi. In questo lavoro non studiamo episodi singoli, se non per definire concetti che ci appaiono importanti. Uno di questi fenomeni fu quello dei benandanti. La Chiesa cattolica, dopo il Concilio di Trento, condusse una feroce lotta contro i benandanti, ma non fu mai in grado di piegarli. In realtà, benandanti e streghe, con stregoni, portavano avanti una guerra tutta loro, in un terreno della percezione, laddove i cristiani, per la sequenza delle loro scelte, non avrebbero mai potuto andare. Le streghe e gli stregoni, capitanati da uno stregone mitico, così raccontavano i benandanti, detto Arlecchino. Il suo vestito era fatto dei colori dei fiori che incontrava e dai quali faceva derivare il suo potere, cercava di fondare il futuro nella sequenza dei mutamenti possibili. Mentre i benandanti li combattevano, cercando di preservare le condizioni del presente per timore di condizioni di vita peggiori. Queste due fazioni si scontravano nel regno della percezione, noto ad alcuni stregoni come Agartha, nella piana di Josafat. I benandanti portavano il simbolo dell'esistente, uno stendardo di Gesù, sintetizzava il punto di vista dei poveri davanti alla vita imposta, sotto il quale combattevano streghe e stregoni. Dopo la battaglia, sia benandanti che streghe e stregoni si introducevano nelle case e nelle cantine per bere vino, senza che il livello nelle botti diminuisse. Il corpo di sogno non mangia né beve, assorbe l'energia vitale dispersa. Gli inquisitori cristiani non comprendevano quella battaglia e come potevano?
La loro fede annebbia i cervelli e distrugge il loro divenire. Essi perseguitarono i benandanti, non sapevano dove fossero streghe e stregoni, sottoponendoli a tortura. Si diventava benandante perché nato con la camicia o con i piedi in avanti, quasi una predestinazione. Si diventa streghe o stregoni perché si cerca libertà attraverso lo sviluppo della propria libertà. I benandanti dovettero sostenere una lotta su due fronti, una contro streghe e stregoni nel mondo della percezione e una contro gli inquisitori cattolici nella vita di tutti i giorni. Gli inquisitori affermavano di trovarsi davanti a manifestazioni di stregoneria demoniaca, mentre i benandanti affermavano di essere degli esseri benigni che combattevano streghe e stregoni per salvare il raccolto della vita. I benandanti erano quasi tutti contadini e giuravano di essere in buona fede. Verso la metà del XVI secolo i benandanti cedono e i loro modelli di vita e di percezione vanno sempre più appiattendosi su quelli degli inquisitori cattolici. Gli inquisitori riescono ad imporre il loro condizionamento educazionale ai benandanti. Eppure gli stregoni li avevano avvertiti. Davanti alla violenza fisica e alla fede, il potere di essere è impotente. Oggi si sa che i benandanti avevano ragione e gli inquisitori avevano torto, come sempre aggiungo io. Il mito a cui i benandanti si riferivano era il mito pagano germanico delle quattro tempora, dove il dio Wotan guida i guerrieri morti in battaglia, che col sovrapporsi del cristianesimo aggiunge i morti senza sepoltura. Costoro, quelli che non hanno futuro perché morti, combattono contro chi tenta di costruire il divenire. Chi costruisce il futuro è uno spirito maligno, in quanto è in grado di guardare il tempo mentre viene incontro. Arlecchino. Arlecchino non ha faccia, ma ha una maschera a disposizione di ogni essere umano mentre guarda il tempo che viene incontro, alimentando il fare di streghe e stregoni. Le donne e gli uomini che lo seguono evocano il gioco di Diana, volando sulle loro scope nel vento del sognare. Sembra che gli inquisitori non fossero particolarmente feroci coi benandanti, nel senso che anche se li torturarono non alzarono molti roghi. Eppure i benandanti erano uomini di potere che amavano la vita, ma soprattutto la loro vita, non il divenire degli esseri umani come specie. Un altro aspetto della stregoneria che ci interessa sottolineare è quello che si sviluppa nell'Italia meridionale, una stregoneria molto legata alle influenze arabe e cabalistiche. Questo tipo di stregoneria, molto amata dall'Inquisizione, è comprensibile, riconosce il Dio creatore, si riallaccia alle credenze cristiane, le ammette, imporrà un modello dal quale sarà molto difficile liberarsi per secoli. È superstizione scritta che si imporrà sulle percezioni del circostante. La percezione del circostante implica la costruzione di un divenuto che comporta la modificazione di se stessi. La formula scritta implica l'acquisizione di un segreto di un oggetto che conferisce potere a chi lo possiede, proprio come il Dio cristiano vuole che si creda. L'individuo si illude che non è necessario modificarsi per sviluppare il proprio potere di essere, ma deve soltanto impossessarsi del segreto scritto e sarà in grado di trasformare il piombo in oro, o di fermare il vento, o di far risorgere Lazzaro. Ci vorranno 400 anni perché la stregoneria si liberi definitivamente di queste stupidaggini. Eppure ancora oggi i creduloni e gli sconfitti della vita cercano questo per consolarsi come alternativa alla fede del Dio cristiano. Le grandi persecuzioni cessano nella prima metà del XVI secolo, ma proseguono attraverso varie vicende in forma minore. Un capitolo a parte merita la questione degli intellettuali. Ad esempio, ci sono molti medici che si oppongono all'interpretazione demoniaca, in special modo per alcune manifestazioni patologiche, come tale John Weir, 1563, che affermava come molte persone accusate di stregoneria dovrebbero prima essere curate e poi deve essere chiamato eventualmente l'esorcista. Contro di lui si scaglia un criminale torturatore, di cui la Chiesa Cattolica va fiera, tale Jean Baudin, che in Demonomanie de Sorceress, cioè le demonia delle streghe più o meno, dà giustificazione e base giuridica alle sue perversioni. Mentre la maggior parte dei giudici continua ad applicare i trattati di demonologia all'inizio del XVII secolo, viene a consolidarsi una corrente filosofica che si impone nei circoli ufficiali, sia francesi che nel resto d'Europa, i libertini.
Il libero pensiero comincia ad influenzare anche i giudici più impegnati che frequentano quei circoli, fondendo il proprio pensiero con quello delle classi mercantili che non vedono di buon occhio la perdita di personale per alimentare i roghi. Uno dei primi provvedimenti giuridici che metteranno fine alla caccia delle streghe sarà nel 1665, anno in cui in Francia il ministro Colbert promuove la riforma del codice penale. Già nel 1601 la Corte Suprema di Parigi proibisce la prova dell'acqua, quella secondo cui la malcapitata, se legata, galleggiava, significa che era posseduta e doveva essere bruciata, se annegava, significava che era innocente, comunque l'ammazzavano. Nel 1624 la Corte Suprema di Parigi ribadisce il diritto di appello contro la sentenza dei tribunali locali, diritto obbligatorio se c'è la sentenza di morte. Nel 1641 la stessa Corte giunge ad allontanare quei giudici che non garantiscono il diritto d'appello. Sono dunque gli interessi del comando sociale che blocca la persecuzione delle streghe e degli stregoni. Per lui troppo tardi. Attraverso i libertini e altre congreghe del libero pensiero, il concetto di autodeterminazione soggettiva si è impossessato di ogni individuo al di là della classe sociale. Una domanda resta senza risposta. Come facevano gli inquisitori a difendersi dai poteri che loro stessi attribuirono alle streghe e agli stregoni, loro che affermavano di essere i loro mortali nemici? Gli inquisitori e i loro assistenti sono in continuo contatto con le presunte streghe, senza subire il minimo danno o sortilegio. Era un problema imbarazzante che i torturatori risolsero mediante una scappatoia sofista. Essi inventarono un privilegio di immunità, di cui godrebbero giudici e carcerieri, secondo cui su di loro i malefici del diavolo non avrebbero avuto alcun potere. Per tutti questi delitti, ogni cristiano è imputabile dei delitti contro l'umanità e deve essere chiamato a rispondere davanti al Tribunale degli esseri umani e della storia, affinché queste perversioni non si ripetano mai più. Bene, io ho finito per quanto riguarda le streghe, ho altro da dire, cioè avrei da dire, avrei da parlare per giorni e giorni, fatto specifico per fatto specifico, ma a grandi linee voglio far capire che questi avvenimenti in questo dato secolo, siamo nel XVI secolo, fino al XVII secolo, sono fondamentali per la trasformazione del divenire umano. Senza la morte di tutti questi uomini, queste donne soprattutto, e queste povere donne, perché le streghe, vi ripeto, ne hanno beccate ben poche, perché conoscendo l'arte dell'agguato sapevano mascherarsi. Senza la morte di queste donne, noi non avremmo costruito quello che è la società di oggi, cioè il pensiero di oggi. Per cui va onore a tutte queste persone e va disonore a tutti quei cattolici, tutti quei cristiani e cattolici in particolare, perché ricordiamo che le bolle papali sono specifiche, sono importantissime per la caccia alle streghe, cioè è il Papa che ordina di massacrare le streghe. Sono fondamentali per riuscire a condannare questi operati e noi non è che li condanniamo perché semplicemente ci divertiamo a condannarli, ma li condanniamo affinché ciò non succeda mai più. E che ciò non succede mai più. Intanto tralasciamo i filosofi di questo secolo e lasciamo per. Non rispondo ancora alle telefonate perché devo finire. Vediamo un pochino di rassegna stampa che in questa settimana si ricollega un pochino anche a questo tema. Intanto alcune notizie. La vittoria dei Maori, finalmente una patria. Cioè, finalmente i Maori avranno un territorio riconosciuto. E questa notizia è della Repubblica del 24 settembre del 97. Sul Gazzettino invece del 24 settembre abbiamo Messico, la Chiesa ringrazia i Narcos, cioè i Narcos hanno finanziato la Chiesa Cattolica. Tanto per. Questo è sul Gazzettino del 24 settembre. Sul Gazzettino del 24 settembre un'altra notizia di Londra, un vecchietto inglese ha lasciato tutto in eredità a Gesù, visto che ormai c'è la fine del mondo, verrà Gesù sulle nuvole, gli lascia l'eredità alla faccia dei parenti. Un'altra notizia, la nube avanza, paura in Asia. Questi disgraziati hanno dato fuoco alle foreste solo per divertirsi dal fuoco alle foreste. Solo un cristiano può ragionare in quel modo. In pratica non solo hanno distrutto la foresta, ma hanno distrutto la vita e non ancora si rendono conto cosa hanno fatto.
In un sistema complesso non si può distruggere un elemento pretendendo che tutto il resto non reagisca. E c'è l'Indonesia che sta andando a fuoco. Vabbè. L'altra notizia invece, archeologi convinti, non ci sono razze umane, e questo è del 29 settembre 1997. Del 29 settembre, in pratica non esistono razze umane, esiste una sola razza umana, esistono gli uomini e basta. Sulla Repubblica del 24 settembre abbiamo in ginocchio davanti agli ebrei. È un Cardinal Martini che dice mettiamoci in ginocchio davanti agli ebrei. In realtà qual è il progetto che ha in mente la Chiesa? La Chiesa ha in mente di unificare la religione cattolica con la religione ebraica, cioè di riconoscere che lei proviene dall'ebraismo. Perché? Perché condannare il Dio ebraico significa condannare la Chiesa cattolica. E la Chiesa cattolica vuole mascherarsi dietro lo sterminio dei campi di concentramento. Peccato che lei sia stata l'artefice fondamentale dei campi di sterminio. E allora, per queste sue colpe, il Cardinal Martini vuole ginocchiarsi davanti agli ebrei. Il progetto è molto limpido, insomma. Ma veniamo all'ultima notizia, invece quella che ci interessa molto di più. La Chiesa chiede perdono per gli eretici mandati al rogo. Attenzione, eh? Attenzione a non cadere nell'inghippo. Non chiedono perdono per le streghe bruciate, chiedono perdono per gli eretici mandati al rogo. Cosa significa questo? Un eretico è uno che crede in Dio, è uno che crede nella Bibbia, che però vede la vita in maniera diversa da come viene imposta dalla Chiesa Cattolica. Dunque è un credente che non è d'accordo con la Chiesa Cattolica e che viene messo a rogo, ma è sempre un cristiano, cioè sempre un credente. Cioè Giordano Bruno, Savonarola, Hans Jan Hus erano sempre dei cristiani, erano dei cristiani che non condividevano ciò che faceva la Chiesa Cattolica. Per cui la Chiesa Cattolica chiede perdono per aver messo al rogo dei cristiani che in fondo erano cristiani. Non chiede perdono per i roghi delle streghe. I roghi delle streghe vengono ordinati dal Dio. Cioè è il Dio che attraverso la Bibbia ordina di non lasciar viva la strega. Per cui la Chiesa Cattolica non può condannare i roghi e le streghe perché altrimenti condannerebbe il suo Dio. Attenzione alle variabili. Su queste variabili si costruiscono campi di sterminio. La Chiesa Cattolica è abilissima di questo. Pertanto, non chiede perdono per aver bruciato vive le persone, ma per aver bruciato vivo bestiame del suo Dio. Cioè, erano tutti uno stesso gregge in fondo, e loro si sono permessi di bruciare qualcuno. E sono piccole particolarità, ma che denotano esattamente la furbizia. Infatti, la Chiesa Cattolica tenta di far passare il perdono per tutti, eh? Invece non è vero, la Chiesa Cattolica non chiede perdono per le stragi. Ed è vero questo, tant'è che la Chiesa non ha peccati, lo ha detto anche il Papa quando abbiamo pranzato insieme nel luglio scorso. La Chiesa non può peccare, nemmeno il Papa lo pensa. E questo a dirlo è il cardinale Biffi di Bologna, che in contrapposizione a Ratzinger. D'altronde, dice sempre Biffi, la Chiesa è la sposa di Cristo. Vi pare che Cristo possa sposare una donna brutta? No, è una schifezza tutto e due. È una schifezza l'esempio, è una schifezza il paragone, è una schifezza il Cristo ed è una schifezza la Chiesa Cattolica. Tanto per essere chiari. Il gioco dei mea culpa di Cristo. Vediamo un attimino sulla Repubblica del 26 settembre del 97. I mea culpa di Wojtyla. Perché i mea culpa di Wojtyla? Dice la Repubblica. Non regge più la pretesa di infallibilità e di giustificazionismo ad oltranza. Papa Wojtyla riconosce il peccato del massacro degli Ugonotti, anche loro cattolici. I vescovi francesi si vergognano di Vichy, appoggiavano i nazisti. Il cardinal Martini si inginocchia davanti alle vittime dell'antisemitismo. L'antisemitismo è stato creato dalla Chiesa Cattolica. Il cardinale Ruini è pronto a pregare davanti al monumento di Giordano Bruno. Giordano Bruno era un dissidente cattolico, lui non ha mai rinnegato Dio, anche se lui trovava il Dio nel circostante, nella natura, non aveva mai rinnegato il Dio dei cristiani, lo trovava nella natura. E ora Ratzinger afferma che i roghi dell'Inquisizione devono farci riflettere e guidarci al pentimento. Cos'è accaduto? È successo che la Santa Romana Chiesa sente sul collo il fiato di una grande crisi. In Vaticano la chiamano il dilagare dell'ateismo pratico. Avviene anche là, dove papi e vescovi sono ufficialmente omaggiati, dove i preti si affacciano alla TV, dove lo Stato finanzia istituzioni ecclesiastiche. Si esplica nella crescente indifferenza popolare per il culto,
si rivela nel diffondersi di un pensiero comune che non ha nulla, che non ha alcun riferimento nel magistero della Chiesa, si manifesta nel calo inesorabile delle vocazioni sacerdotali, nel vuoto dei confessionali, nelle celebrazioni di matrimoni in cui l'altare è solo un accessorio per la videocamera e il menù del banchetto. L'ateismo pratico, fatto di atei non convinti, nutrito di semicredenti che credono a un bric-à-brac di cose, si fonda soprattutto sull'assenza imperante del trascendente. Praticamente la Chiesa non ha più nulla, cioè tolto alla Chiesa il braccio armato, tolta alla Chiesa la violenza dell'Inquisizione, alla Chiesa cattolica non resta più nulla, non resta nemmeno la fede. E soltanto i poveracci ancora sperano di aver qualcosa, però la Chiesa Cattolica ha perso completamente il suo dominio. Bene, io avrei finito la presentazione della trasmissione di oggi. Nella prossima trasmissione parleremo di filosofi, da Giordano Bruno a Cardano, Paracelso e Galilei. Tratteremo questo gruppo di filosofi riferiti sempre al XVI secolo. Ricordo il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700, un attimo solo e sono ancora da voi. Pronto? Sì, ciao. Pronto Claudio, ciao. Dimmi. Allora, io vorrei fare un intervento un po', beh, posso portarti via un po' di Sì, tempo, tranquillo. sull'argomento che stai trattando oggi, sulle streghe. Sì. Allora, io leggevo tempo fa che le streghe è essenzialmente una cultura contro le donne. La condanna delle donne al rogo. Devo abbassare la radio? No, no, va tranquilla. La condanna delle donne al rogo nel Medioevo, diceva uno studioso, trovò l'assenso di medici, scienziati e religiosi che ebbero paura dell'autonomia femminile. Certo. Ma poi dice che su questo periodo oscuro venne fatto sparire ogni documentazione. E ancora diceva, oggi per molti la donna è donna è Sì. sinonimo di strega. È vero? È vero. Poi vorrei dire anche questo, che scusa, ho perso un attimo il filo. Dunque, per molti stavo dicendo che ancora oggi donna è sinonimo di strega. E sempre sì, perché scusa un attimo, oggi proprio non ti Vai sento. tranquilla, Francesca. Volevo dire, la maggior parte delle streghe moderne e antiche si rifacevano a culti pre-cristiani, a quello di Iside prima e di Diana poi, sei d'accordo? In parte sì. E poi questo si riporta ai secoli del tardo Medioevo e del primo Rinascimento, quando iniziò la caccia alle streghe. Un fenomeno che tutti sono concordi nel ritenere l'inizio dell'epoca moderna, diciamo. Dunque, a quei tempi la cultura magica aveva un ruolo determinante, i maghi dell'epoca erano essenzialmente maschi, erano spesso corteggiati dai vari governanti, politici che volevano conoscere i loro problemi, no? Il fenomeno della repressione di enorme portata riguarda essenzialmente le donne, È vero? mandate al rogo a migliaia, No, milioni. sì, scusami, è così senz'altro, dopo confessioni strappate con la tortura e processi sommari, di cui nell'Ottocento, come dicevo prima, venne fatta sparire la documentazione. Sì. Perché c'è anche da dire questo, che nelle scuole fino a tempo fa non veniva mai affrontato questo argomento. Per questo vi è ancora tanta ignoranza su quel periodo oscuro della storia che si è, diciamo, consumato in tutta Europa, anche nei paesi più
più avanzati come la Germania, Francia, Svizzera e Svezia. No, soprattutto in loro. Soprattutto in loro, sì, sì. A quei tempi la donna aveva un ruolo molto importante nella difesa della famiglia e delle norme igienico-sanitarie. Sì. Esercitava una mediazione con le forze.